Il Libby Theatre è una compagnia teatrale sperimentale contemporanea, fondata a New York nel 1947 dall'attrice statunitense Judith Malina e dal pittore e poeta Julian Beck, esponente dell'espressionismo astratto newyorkese. L'incontro tra Judith e Julian avviene al Genius Incorporated, un club per attori. Tra i due nasce immediatamente complicità, gioco e amore. Lei inizia a studiare l'arte contemporanea e lui si dedica alla pittura. Insieme frequentano i teatri newyorkesi e raccolgono materiale di ogni genere. Hanno in comune il sogno di aprire un teatro nuovo. Robert Edmund Jones dà loro l'idea di fare un teatro in casa, nel living room per un living theater. Iniziano a frequentare dei gruppi anarchici newyorkesi, da cui scaturisce il pensiero pacifista. Attraverso la tournée teatrale possono visitare tutti i gruppi pacifisti e anarchici che condividono la visione dei due artisti. La battaglia del Living diventa battaglia sociale per la comunicazione e per la pace. Attaccano la cultura americana, predicano l'abbandono del teatro recitato e proclamano l'intima connessione tra la vita e la professione teatrale. In uno scritto chiamato Teatro Rivoluzione del 1968, attaccano il teatro di Broadway. Il teatro di Broadway, come tutti i suoi simili, scomparirà, giacché sostiene la vita intollerabile. In una maniera orribile, esso offre distrazioni dalla vita, e la vita, per quanto possa essere più dolorosa, è senz'altro più interessante. Perciò esso è controrivoluzionario. È un teatro che rifornisce la gente di carburante per una vita che non dovrebbe condurre. Ecco perché deve sparire. Ecco perché è chiamato teatro della menzogna, perché non serve ai genuini bisogni del suo pubblico disperato. Il primo intervento pubblico dei Beck è la rivoluzione contro il denaro, che prospetta una società senza lo Stato, senza esercito e senza denaro. I Beck sentono la necessità di abbandonare il teatro e recarsi nelle strade. Vogliono abbattere le barriere che separano gli uomini. Devono andare verso l'uomo nella strada. Il teatro del Living diventa un rituale. I confini fra realtà e finzione sono aboliti e il pubblico partecipa direttamente. Non è più spettacolo, ma evento. Il nuovo teatro nato dal Living ha sette imperativi. Nella strada, gratuito, partecipazione aperta, creazione spontanea, vita fisica, cambiamento e recitare come azione. Negli anni 60 nasce The Connection. Un gruppo di musicisti mettono in scena se stessi e la propria vita fatta di musica jazz, droga e linguaggio gergale. Questo spettacolo raggiunge la sua climax nella scena dell'overdose. Lo spettacolo è un appello alla liberazione dalla schiavitù e coinvolge direttamente il pubblico che si riconosce a sua volta dipendente da qualcosa. What do you say, baby? Cowboy? No, man, he's not. Hey, we just started, see? What do you think, baby, huh? Hey, Jackie. Hey, Jackie. Something like ready? All right, I got that straight. This is Mike. Cowboy back yet? Oh, come on, man. Ready? Turn around. And over here is Sam. Oh, come on, man. Wake up. Come on. You're in the movies, baby. Don't fire until you see the whites of their eyes. Nel 1963 va in scena The Brig. Lo spettacolo mostra una giornata in prigione, dalla sveglia al ritorno in branda. Una giornata fatta di risveglio a colpi di manganello, di pugni allo stomaco, di insulti.
Una luce bianca illumina il luogo di pena. Beck scrive: De Brigg condanna a mettere a nudo le barricate che ci dividono, in vittime e carnefici. Gli attori erano liberi di improvvisare, le scene di violenza reali. Con il trasferimento in Europa, il Living Theatre si afferma come una delle rappresentazioni canoniche del 68. L'ideologia anarchico-pacifista si fa più accentuata, così come il lavoro collettivo e senza gerarchie. La compagnia da stabile è diventata nomade. I suoi membri girano tutta l'Europa e costituiscono una comunità di vita e di lavoro. La prima creazione europea è Mysteries and Smaller Pieces. Lo spettacolo non presenta alcun contenuto narrativo. È una performance in cui gli attori eseguono melodie salmodiate, camminano in silenzio tra il pubblico spargendo incenso, recitano versi zen, presentano tableau vivant e si mescolano con il pubblico. Mysteries è un confronto con il rito, con il potere della ripetizione. Lo spettacolo mette alla prova lo spettatore, che vede un attore immobile che non fa nulla, ma semplicemente è presente. Nel 1965 a Berlino, il Living mette in scena Le Bon di Jean Genet, ma non ottiene l'apprezzamento di critica e pubblico. Il 26 settembre dello stesso anno, al Festival del Teatro di Venezia debutta invece Frankenstein, che rappresenta forse lo spettacolo più compiuto e riuscito sul piano strettamente teatrale. Che vedete seduta sul palcoscenico è occupata in una meditazione mirante a ottenere la levitazione della persona seduta nel centro. Qui vous voyez assise sur la scène sont engagées dans une méditation qui a pour but la lévitation de la personne qui est assise au centre. Nella trasposizione teatrale del Living, il personaggio di Frankenstein viene assunto come archetipo del cambiamento e della trasformazione. All'inizio dello spettacolo, la scena del volo che fallisce è simbolo della caduta dell'uomo nella sua ricerca dell'impossibile. Questa morte dell'uomo innesca una lunga catena di altre morti e di altre violenze, secondo un andamento circolare che richiama l'eterno ritorno. Tutto ciò ha un significato pessimista, poiché si indica l'impossibilità per il genere umano di creare un nuovo che non sia solamente la ripetizione del vecchio. Dopo Frankenstein, gli sforzi del Living si concentrano sull'obiettivo di responsabilizzare lo spettatore, e tale scopo viene centrato con Antigone. La vera innovazione di Beck e Malina sta nell'identificazione della responsabilità. La guerra non è mossa solo dall'avidità di Creonte, re di Tebe, ma è una responsabilità individuale di ogni cittadino. L'espediente per trasmettere questo messaggio sta nell'assegnare una parte al pubblico, che nello spettacolo rappresenta Argo, la città nemica di Tebe, che è invece personificata dagli attori sul palcoscenico. Dopo anni di spettacoli angoscianti, Paradise Now è un rituale della gioia delle barriere infrante, della società basata sull'amore, della negazione dell'autorità, del crollo del mito del denaro. La tournée dello spettacolo lo fa conoscere in Europa e negli Stati Uniti, senza lasciare indifferente chi vi partecipa. Stop the war! I don't know. Live if you don't have money! You can't live if you don't have money! Stop it and do that.
Do you want to stop wasting the planet? To stop dying of competition? To do useful work? To get to know God in his madness? La trama è la rivoluzione. Quest'ultima viene raggiunta con un percorso di 8 stazioni, ognuna delle quali si compone di 3 momenti, un rito che conduce a una visione che poi si scioglie in un'azione. Il tessuto sonoro è dato dall'espressione musicale dei corpi degli attori, percussioni delle mani, grida, sibilati e il coro senza parole. Le parti parlate sono poche ed enunciano formule per cambiare il mondo. Julian Beck e Judith Malina continuano a lavorare insieme e a portare avanti il nome del Living, con una delle 4 cellule frutto dello scioglimento della compagnia. La rottura però non rappresenta la fine del suo teatro, bensì il suo vero inizio. L'intento condiviso anche dagli altri 3 gruppi è agire nel mondo per ricercare un rapporto più diretto ed efficace con il popolo. Il Living lo fa portando a termine il processo di uscita dal teatro. Il ciclo di spettacoli raccolti in The Legacy of Cain, l'eredità di Caino, si sviluppa attraverso una serie di creazioni collettive da realizzare per le strade. L'idea guida è quella di un teatro della festa, della collettività, del cambiamento, dell'utopia capace di calamitare centinaia di persone. Nel 1983, a Julian Beck viene diagnosticato un cancro allo stomaco, che lo porterà alla morte 2 anni dopo, all'età di 60 anni. Si tratta dell'evento più importante della storia del Living, che cambierà il volto della compagnia ancora più della divisione in 4 gruppi, segnando il passaggio tra il periodo con Julian e quello dopo Julian. Beck era infatti, oltre che il fondatore, la vera anima del Living insieme a Judith Malina. Quest'ultima non rimarrà sola a dirigere il gruppo. In breve le si affiancherà l'attore Reznikov, che faceva già parte del Living dal 1968 e che ne diverrà il co-direttore. I 2 si sposano nel 1988. Il periodo dopo Julian è caratterizzato da una nuova stabilità nella sede della Terza Strada a Manhattan. La produttività del Living è al massimo e l'attivismo politico non viene abbandonato. Nel 1993 la sede newyorkese viene chiusa e il Living diventa di nuovo nomade fino a trovare una nuova dimora in Italia, prima di tornare a New York, dove risiede attualmente. Anche se la carica politica dirompente del Living è ormai esaurita, in linea con il processo storico di tramonto dell'ideologia sessantottina, la creazione collettiva di lavori dal forte messaggio politico rimane tuttora la caratteristica che contraddistingue maggiormente il lavoro teatrale di questa compagnia.